Ciao ragazzi, eccoci qui ad Anor Londo, nuova puntata del Valtiel vs Boss. Andiamo avanti in una zona che ovviamente i veterani conosceranno bene, quantomeno per quanto riguarda il nome. Intanto io fuggo da qui perché voglio andare direttamente al boss, magari evitando questi attacchi così improvvisi. Mi dirigo verso la nebbia, sento ancora gente che mi sta seguendo, ok, palle di fuoco, rotoliamo. Ancora, ancora, via, ok. Vado direttamente verso la nebbia. Ok. Sì, chi se ne frega dei nemici, tanto. Tanto qui sicuramente creperò. Oh, Aldrich, il divoratore degli dèi. O oh, Aldrich, chiamatelo come volete. Vediamo un po' cosa mi aspetta. Ok, e. Che cavolo manda? Degli aghi, delle spade. Ah, ecco, ok, sicuramente manda delle magie piuttosto pericolose. Ok, ma tra l'altro da lui che cosa è esattamente? Ha il corpo di, non so, di una serpe che viene dallo sterco, non capisco. Ah, poi sparisce e mi toglie tutta quella vita. Molto bene. Ok, è chiaro, questo qui è un boss molto incentrato sulle magie, però anche, mi pare di vedere, degli attacchi fisici piuttosto pericolosi. Tanto cerco di togliergli più energia che posso. Mamma mia, però quanto mi toglie con quella mossa lì. Cioè, quando lui sparisce mi toglie quasi mezza energia. È terrificante questa cosa qui. Ok, proviamo a dargli altri colpi. Vedo che funziona piuttosto bene, oltre a colpirlo sulla parte frontale. Funzionano anche i colpi su quella che sembra una coda schifosa che sta lì nel fango. Cambia magie molto spesso, sto vedendo. Tanto vabbè, scocca. Oh! Quante ne sta mandando? Porca putt. No, vabbè, altre? Sono morto, non lo so. Stavo dicendo che cambia magie molto spesso. Manda sia queste qui viola, poi anche magie di fuoco. E oltretutto, come avete visto, mi ha salassato con quelle frecce lì che scocca. Vabbè, ciao, 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 ciao. Sei morto. 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 Ok, riproviamo. Scanso di nuovo queste palle di fuoco. Il boss allora non mi sembra difficile, però bisogna stare molto attenti perché bastano un paio di attacchi davvero magici e vi fa fuori. Quindi attenzione a questo boss. Scoccare frecce, attenzione perché qui me ne arriveranno 3000 addosso. Fuggo, fuggo. Ah, sono finito, ok. Perfetto, allora comincio subito ad attaccarlo velocemente. Ecco, anche la parte di dietro funziona abbastanza bene. Comunque subisce dei danni anche lì, quindi si può rimanere a, non dire a distanza di sicurezza, ma un po' più nelle retrovie per evitare quantomeno gli attacchi fisici che vi fa da davanti, dalla parte anteriore. Per quanto riguarda invece le magie, adesso vediamo un attimo, perché a seconda delle movenze che fa voi potete capire più o meno, ecco, il tipo di magia che vi sta lanciando. Quando solleva quella sorta di asta verso l'alto, sta per sparire. Quando invece scocca le frecce, dovete scappare, 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 ok? Scappare, a posto. E queste qui invece vanno evitate con la classica rotolata, con roll, a posto. Quindi, ok, non è. Ecco, bisogna stare giustamente attenti a queste due o tre mosse particolari, altrimenti veramente crepate. E poi, ovviamente, anche gli attacchi fisici. Vediamo un po' come va a finire questa boss fight. Non sono neanche riuscito a togliergli mezza vita. Ok, adesso sì, vediamo se ha una seconda fase o meno. È sparito, non c'è più. Ok, riappare qui e distrugge le colonne. Cambia. Allora, non mi sembra abbia effettivamente due fasi, però cambia. O meglio, la seconda fase dovrebbe essere quella in cui aggiunge anche la magia di fuoco. Quindi preparatevi anche a questi tipi di attacchi. Eh sì, lascia anche delle fiamme tutt'attorno, che ovviamente se toccate vi tolgono un po' di energia. Quindi occhio anche a questi, non dico attacchi ad area, ma a dei pericoli in più che si aggiungono nella seconda fase. Ok, cerco sempre di colpirlo sulla parte, ecco, magari posteriore. Adesso sparisce di nuovo. Sparisce, ma le magie rimangono. Ok, è riapparso lì in fondo. Vediamo se riesco a killarlo.
Vabbè, fuoco e altro. Vedete, io un po' di vita comunque la tolgo, però sono costretto ad andare addosso perché comunque altrimenti non andiamo avanti. Dai che ci siamo quasi. Dai, penso che manchi l'ultimo, gli ultimi due colpi, eh. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Forza. Dai, dai. Oh, oh. Eh sì, abbiamo distrutto anche il signore dei tizzoni, Aldrico, Aldrice, chiamatelo come volete. Attenzione però perché c'è un filmato. Vediamo cosa succede. Fiamma sopita. Il fuoco svanisce nell'attesa del suo ultimo signore. Mi sa che ci siamo quasi, eh. Non dico che abbiamo finito il gioco, no, però siamo già nelle fasi più avanzate. Vediamo cosa succede. Il principe Lothric è nelle tue mani. Mi porta via dal principe? Che succede? Salva la sua anima, ti prego. Ok. Va bene. Salviamo la sua anima. Ma tra l'altro, ecco, dopo la boss fight veniamo teletrasportati dove esattamente? Non ce n'era neanche un falò. Io volevo salvarmi un po'. Volevo usare giustamente le anime per livellare, ma mi sta portando via. Ok, brace ripristinata. Ah, ok. Ricordo questa zona, ma la signora lì davanti, l'NPC, non è esattamente in buona salute. Vediamo che succede. Parla. Che è quello che mi ha detto prima. Salva la sua anima. Rivelagli ciò che deve diventare. Io glielo devo rivelare. Mi dà il catino votivo, che devo inserire da qualche parte. Ok, qui. Intanto, attenzione. Che parte un altro filmato, non vorrei. Non vorrei. Non so. Ci sia veramente un altro boss. La vedo brutta. Qui si chiude la porta. Attenzione, ragazzi, perché qui. Mi sa che c'è veramente un altro boss. Eccola. Molto bene. Neanche. Quindi non sono neanche andato a usare le mie anime. Potrei morire male. Azzarola. Cazzarola. Ah, ok, questo qui è il boss che si è visto durante i primi filmati di presentazione di Dark Souls 3. Dovrebbe essere la Dancer of the Boreal Valley. Vediamo un po'. È lei, danzatrice della Valle Boreale. Attenzione, ragazzi. Allora, cerchiamo di sconfiggere questo boss. Io ho 53.000 anime, però non vorrei perderle. Vediamo, vediamo. Vabbè, vabbè. No, m'ha preso! No, no, ma mi ha ucciso! Ma non è possibile! Ma proprio così, con la prepotenza, ti prende e ti uccide! Ma porca puttana! Vabbè, riproviamo, io. Vabbè, riproviamo, via. Ok, io, vabbè, ho perso quelle anime, poi ci ho riprovato, ragazzi, ho pianto, eccetera, eccetera, ho detto anche parolacce. Cerchiamo di sconfiggerla questa schifosa perché veramente. E poi questi sospiri, questa. È mo molto. Un boss sinuoso, no? Un boss sinuoso che un po' impedisce anche di capire bene quale sia il pattern, perché con queste movenze non è esattamente semplicissimo comprendere quali siano poi i suoi attacchi, a parte quell'esplosivo che ha fatto poc'anzi. Attenzione! Vedi, non. Ok, vabbè, l'attacco io. Non capisco se sta per attaccarmi. Ok, mi prende a manate. Vabbè, è un po' imprevedibile, devo dire, come boss. Attenzione, che succede? Ah, bene, tira fuori un'altra spada. Quindi questa qui è già la seconda fase. Bellissime le movenze del boss, veramente stupende. Però, porca miseria, io devo capire come mi attacca. C'ho proprio difficoltà a capire quali sono i pattern, quindi sto un po' più a distanza di sicurezza. Ok, ruota 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte, mi arriva addosso e mi colpisce, ok. Quindi ruota all'infinito? A posto, basta saperlo. Attenzione, sto per crepare. Attenzione, devo curarmi, se comincio a ruotare come prima sono fregato. Anche le musiche sono bellissime, devo dire, durante questa boss fight.
Ma mi attacca, mi colpisce anche da dietro i pilastri. Com'è questa cosa qui? No, vabbè, ok, mi becca da tutte le parti. Ragazzi, devo scappare, ho paura di morire, ho troppe anime e devo assolutamente usarle. Vabbè, doppio colpo, attenzione, qui se muoio. Mi devo curare, mi devo curare, mi devo curare. Ok. Ah! No, 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 non killarmi, ti prego, mi devo curare, porca puttana. Ma questo attacco qui non l'aveva fatto prima. Via, via, devo attaccare, devo essere più aggressivo. Altrimenti questa qui mi killa. Attenzione però, non vorrei essere troppo avventato e morire in malo modo. Mi rimangono solo tre fiaschette di Esus, forse ce la faccio. Tanto lei ruota, ruota, ruota. Ok, ne fa 6-7 di queste rotazioni. Quindi se mi metto alla fine dell'area. Vabbè, vabbè. Non mi uccidere. Mi curo, mi curo. Porca miseria, per quanto mi ha lisciato. Dai che non ti manca molto, dai che lo so che stai morendo, dai. Attenzione, che attacco è questo qui? Sto morendo. No, ragazzi, sto morendo. Ok. Via, via, uno, due, dai, l'ultimo colpo, l'ultimo, forse l'ultimo. Sì. Danzatrice della Valle Boreale sconfitta, erede del fuoco distrutto e anima della danzatrice ottenuta. Brace ripristinata. Oh, alleluia, queste 72.000 anime me le vado a pappare subito. Lì va posizionato il catino, ok, mi sembra evidente, però ne approfitto perché giustamente voglio andare a usare queste anime. Perfetto, ragazzi, finisce qui la puntata del Valtir vs Boss. Noi ci vediamo alla prossima. Io vado all'altare del vincolo. Ciao!